Amici telespettatori di LucaniaTV.it, un cordiale saluto a tutti voi da Pino Carlomagno. Come vedete dall'inquadratura del nostro abile Gianfranco Di Bella, oggi abbiamo non una ma due amiche che ci terranno un po' di compagnia per qualche minuto. Sono due imprenditrici del posto, Rosita e Gina Carlomagno, della premiata ditta sartoria Rosita Carlomagno, abita sposa e tutto il resto. Io vi ringrazio di cuore per aver accettato l'invito, perché sappiamo che per voi, come per tanti altri lavoratori della zona e del posto, non è un periodo facile da un paio di mesi. Però prima, Rosita, Gina, prima di entrare nell'argomento per cui vi abbiamo convocato, io vorrei che faceste velocemente, magari tu Rosita, una cronistoria della vostra sartoria. Come nasce, perché e che scopi aveva all'inizio? Allora, 1996, un piccolo laboratorio, 100.000 lire di affitto, una macchina per cucire, una forbice, qualche spagnoletta di filo e tanta voglia di fare. E poi abbiamo creato tutto quello che man mano è stata una crescita continua. Quindi fino ad avere adesso finalmente realizzato il nostro sogno, e ci siamo dovuti risvegliare da questo sogno ed è diventato un incubo. Tutto il 9 marzo di questo 2020. Un incubo, assolutamente sì. Sta portando male sotto tutti i punti di vista, non solo dell'epidemia, anche per altre cose, altre storie, e ancora siamo a maggio. Abbiamo altri 7 mesi che andiamo a sciruppare. No, veramente è stato veramente un anno pazzesco. E io ancora, se ripenso a quel 9 marzo, quando mi hanno chiuso l'attività, non mi riuscivo a rendere conto, mi sembrava proprio una cosa irreale, una cosa che non poteva succedere, perché non avrei mai immaginato una cosa del genere. Quindi è stata e sarà dura, veramente dura, a portare a casa tutte le situazioni che si sono venute a creare. Sì, Rosita, anche Gina può intervenire quando vuole, naturalmente. Che cosa, parolaccia a parte, avete pensato il minuto dopo che vi hanno detto: ragazzi, si chiude perché qua la situazione sta precipitando? Allora, è triste. Allora, praticamente il tutto risale un po' al mese di gennaio, quando noi siamo stati a Barcellona per la fiera. Lì hai un'ottima visione diversa. Avevo con me, diciamo quasi in stanza, una mia collega di Lodi. Quando c'è stato il primo caso a Lodi, io l'ho contattata subito per capire qual era la situazione, e lei subito mi ha dato la drammaticità della situazione. Quindi parliamo già di febbraio? Sì, quindi, il 14 febbraio, già qui la vita, se ne già parlava ampiamente di questa cosa. Allora, qui la vita scorreva in maniera proprio tranquilla, però noi vivevamo la situazione di questa mia collega. Da lì abbiamo continuato a fare appuntamenti, ad andare avanti, a chiudere i contratti, perché qui ancora c'era la positività. Il sabato prima, quindi ti parlo il 7 marzo, avevamo una serie di appuntamenti. Facendo gli appuntamenti arrivavano le mail dei ristoratori che bloccavano gli eventi ai nostri sposi, e di conseguenza loro bloccavano a noi l'acquisto dell'abito, lo mettevano in stand-by. Allora lì ho preso proprio coscienza di quello che stava per succedere, ecco, e quindi siamo dovuti un attimino svegliare. È stato un sabato sera molto particolare, drammatico, perché praticamente ogni appuntamento si toglievano l'abito da dosso e andavano via, e dicevano: no, qui non ci fanno fare la promessa e non ci faranno fare nemmeno il matrimonio. E noi siamo rimasti lì un sabato intenso di appuntamenti, chiuso con zero già sabato sera, e poi di conseguenza è stato uno zero continuo. Cioè, per 3 mesi siamo stati... Ti voglio fare un esempio, Pino, per farti capire, anche se è facile apprendere la situazione che si è venuta a creare. Allora, faccio questo esempio: prova a stare digiuno per 3 mesi.
Alla fine ci hanno chiesto di non dare da bere e da mangiare alla nostra azienda. Secondo te può sopravvivere? Beh, penso proprio di no. Penso proprio di no. E io e lei abbiamo ricevuto come unica forma di aiuto le 600 euro. Queste sono arrivate a lei il 15 aprile, a me il giorno dopo. E poi basta. Per adesso siamo in attesa dei famosi 25.000 euro, che poi voglio ricordare che sono soltanto altri debiti che andiamo a mettere su un'attività già con i suoi mutui, con i suoi investimenti, ecco, con le sue situazioni. Però noi siamo disposti a reinventarci in tutto e per tutto, per dare anche una tranquillità alle nostre spose che ci segue. E siamo qui in attesa di qualcosa di nuovo, perché sì, ok, ci fanno fare questi prestiti, Pino, però alla fine noi non sappiamo cosa ci riserva il futuro, perché se non liberano i matrimoni noi non abbiamo un futuro, cioè che cosa serve la nostra attività? Il matrimonio visto anche come un battesimo, una comunione, diciamo, perché cioè, comunque se si fermano le cerimonie in genere si ferma tutto il sistema, non solo il nostro, tutto ciò che gira intorno a noi. Provate a pensare per un attimo, sale ricevimenti, bomboniere, estetiste, parrucchiere, i musicisti, i fotografi, cioè è una situazione veramente, un intero comparto bloccato. Ma adesso vi siete riconvertite, nel senso, la vostra azienda so che fa mascherine, è vero Rosita? Sì, eccole, ecco. Là una accanto, sono carine pure, sono carine pure. Sì, praticamente abbiamo pensato di fare sempre qualcosa di fashion, non può essere altrimenti. Quindi abbiamo due strati di TNT interni e la parte superiore la sceglie il cliente, quindi come la preferisce in base a ciò che viene personalizzata. In questo caso abbiamo Alex e Vastator, eccolo qui, per i bambini. E poi ne avrai una tu che sopra ha scritto Pinuccio Gusto, ti piace? grazie anticipate. Senti, Rosita, ma come sta andando adesso la cosa? Da quando avete iniziato a fare queste maschere? Allora, noi abbiamo cominciato lunedì, giusto? Giusto, sì, giusto, sì, sì. Lunedì. Però devo dire la verità, io come laboratorio ho avuto sempre avendo la sartoria, quindi la produzione, io non l'ho mai fermato, ho sempre cercato di lavorare proprio per non impazzire, fondamentalmente. E ho avuto, questo ci tengo a dirlo, ho avuto delle spose che mi sono state vicinissimo, cioè erano loro che mi davano forza a me. E quindi qui si riscopre proprio una ricchezza di sentimenti, di amicizia, quindi ti rendi conto che dai qualcosa a loro per avere questo affetto continuo nei nostri riguardi. Poi alle basi dell'economia c'è che bisogna diversificare gli investimenti, quindi io non ho mai lasciato la sartoria di base, cioè la camicetta, la piega, la chiusura, e sono tornata indietro di 20 anni. Cambio la chiusura, faccio la piega, facciamo la gonna alla nonnina, ritorniamo indietro, ci dobbiamo reinventare. Tu sai da dove vengo fuori, Pino. E sì, quindi sai alla fine che noi, come dico sempre io, sono un po', siamo abituati a portare la sarma, ok? Sì. A rimboccarci le maniche ed andare avanti con un sorriso. Però non è facile perché ti trovi di fronte veramente a tantissime situazioni da dover risolvere, ecco. Ecco, senti Rosita, io adesso non per farti venire giù il magone, però lo devo dire perché sono stato coinvolto per qualche anno nelle vostre vicende, sapendo che dovevo intervistarti mi sono venute in mente quelle belle sfilate a cui ho avuto l'onore di partecipare come presentatore, e ripassavo come un film tra ieri e oggi che ho saputo che c'era l'intervista, e devo dire che come cambiano le cose in un anno, due anni, C'è grande nostalgia, ti sono molto sincero, in me. In questa cosa 24 ore. Perché la cosa triste, Pino, è proprio il fatto che tu non hai la possibilità di scegliere in questo momento. Non è che dici che tu, vabbè, domani faccio questo, no. Allora basti pensare che noi il 14 febbraio abbiamo avuto un altro evento, quindi abbiamo fatto un'altra sfilata, sposi. Meravigliosa. Bellissima, l'Happy Moment. Dopo del 14 febbraio adesso è impossibile pensare effettivamente di poter un evento del genere. Realizzare un evento del genere, è impossibile, certo. Perché comunque significa stare insieme in ambienti piccoli, assembramenti, e quindi
non si può fare niente, nemmeno se anche il mondo delle, diciamo così, di questi spettacoli è messo da parte, non si può fare nulla. Chiedo scusa a tutte e due per la domanda forse indiscreta. Riuscite, in famiglia, che succede? Riuscite a mantenere la calma oppure va a scaricare con le parite? Assolutamente no. No, assolutamente no. Allora, dipende, dai. Noi, allora, stando sempre a gomito, ecco, stando, sì, noi siamo, no? sempre così. È proprio il nostro modo di fare le cose. Cioè, noi prima di ottenere il risultato, che vedi che così è fatto da... Litighiamo. Prima litighiamo e poi sorridiamo. Cioè, è sempre così. È la base di... Anche la minima scelta. Anche con... parlando con la famiglia, anche mariti. Adesso sono costretti ad ascoltare tutti i giorni le problematiche, sì, diciamo, sì, che sì, litighiamo, sì. Perché poi tutto ciò che ingameriamo durante la giornata, la sera, in qualche modo devi scaricare, e quindi ti sfoghi con le persone che ci stanno vicino. E in questo caso a me, parlo di mio marito, lei figli e marito, e quindi è viceversa. Come lo vedete il futuro, Rosita, Gina? Io già roseo. Roseo. Positivo, io sì, sempre positiva. Lei ogni... Io no, io sono un po' più... Allora, questa, allora, questa è la questione del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, bianco, cioè... e nero, è quello. Allora, io sono sempre un poco più negativa rispetto io, a lei. Io tipo, che so, vendo la camicia di 20 euro, evviva, ho venduto la camicia di 20 euro, lei che ci fai con 20 euro? Ok. Riguardo la scadenza più alta che teniamo, che ci aspetta. Io invece alla fine dico, vabbè, oh, senti, è arrivata la 20 euro, prendiamoci la 20 euro, poi adesso ci pensiamo dopo. Che cos'è che non rifareste, Rosita, Gina, che cos'è che non rifareste se aveste la possibilità di tornare a nascere? Riaprireste di nuovo la sartoria? Allora, assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, io non rinnego nulla di quello che ho fatto. Cioè, nel senso che, cioè, noi alla fine... Noi crediamo anche in questo che abbiamo realizzato adesso. Questa è la nostra... Cioè, ci abbiamo lottato una vita per averlo. E ci crediamo e noi ci facciamo nostre d'argento dall'apertura noi non ci vogliamo rinunciare, per questo continuiamo a lottare. E chi mi conosce sa le battaglie che stiamo facendo anche... dietro le quinte per ottenere aiuti, per capire come muoverci, e soprattutto perché ci sono, in questo caso, per esempio nel nostro caso, nel 2020 c'erano 44 spose che contavano e contano su di noi, che hanno rimandato il matrimonio al 2021, all'anno prossimo, e noi dobbiamo essere perfette e precise a risolvere tutti i loro problemi, come siamo in grado di fare. Questo è il nostro compito. Anzi, vorrei dare un messaggio, se posso usare questo canale. Posso, mi posso permettere, lavorativamente parlando. Per quanto riguarda la collezione cerimonia 2020, è triste dirlo, però non avremo nessuna collezione cerimonia 2021, perché purtroppo le aziende hanno dei problemi per poter, soprattutto non l'hanno proprio venduta, quindi sarà collegata all'anno prossimo. Quindi chiunque avrà delle cerimonie da affrontare l'anno prossimo, perché l'anno prossimo è intensissimo, sarà veramente molto pieno, di affrettarsi e di prenotare un appuntamento, in maniera tale che anche noi riusciamo a programmare bene il nostro lavoro. Non so se sono stata chiara, perché sia per quanto riguarda lo sposo che per quanto riguarda la cerimonia uomo o donna, la situazione è questa. Diverso per quanto riguarda invece la collezione abiti da sposa, perché invece lì abbiamo già programmato il 21, il 2021, quindi abbiamo già fatto l'ordine, e l'ordine sarà evaso, e quindi a breve, tra luglio e agosto, sarà evaso, quindi parliamo delle linee principali che teniamo in atelier praticamente. Comunque mi fa piacere che siete abbastanza aggressivi nonostante il brutto periodo che state vivendo, insomma, perché già pensare al 2021, ai matrimoni dell'anno prossimo, è positivo veramente. Okay. Scusa, non dice che siamo al 31/12/2020? 3, 2, 1, Marelli! Basta, io lo voglio cancellare. No, infatti poche sere fa Rosita dice, no, voglio fare un video, faccio finta che facciamo un trenino che è finito il 2020, metti la somma e facciamo questo. No, è veramente da dimenticare. E appunto, io dicevo prima, ancora siamo a maggio, speriamo che questi altri 7 mesi che sono rimasti possano volare subito, velocemente. Che augurio vi fate, Gina, Rosita, che augurio vi fate? Allora. Per voi
Bianchi. Che augurio ci fate? Mi auguro, l'augurio che faccio a me e che faccio alla nostra azienda è che quando prima posso riabbracciare i miei clienti. Ma perché noi quando riceviamo i nostri clienti li abbracciamo, li sentiamo, proviamo a dare, a fargli capire il calore che abbiamo nei loro riguardi. E questa lontananza, questa distanza, questo distanziamento sociale ci sta un pochettino distruggendo, perché noi siamo abituati ad abbracciare, ad emozionarci, a coccolare le persone che vengono da noi. Quindi io non vedo l'ora di rivedere tutte quelle persone che hanno creduto in noi e che hanno programmato il loro matrimonio con noi, che quando prima possono ritornare qui dentro, reindossare il loro abito, festeggiare, perché vuol dire che siamo usciti fuori da questo incubo, che il virus si è allontanato e non fa più parte delle nostre vite. E quindi vuol dire che lì abbiamo vinto, nel senso che siamo riusciti a buttare via questa bruttissima situazione. Questo è il mio augurio. Ti augurio, ti fai e ci fai. Allora, io personalmente auguro a tutti di vivere la vita con amore, perché questa malattia da un lato ha portato fuori i sentimenti positivi, però dall'altro lato non sempre è così. A volte noto delle, anche se su sfogli Facebook, noti il malessere che si sta fomentando, cioè io noto molta rabbia in giro e mi auguro invece che, forse perché io vendo amore tra virgolette, no? Mi auguro veramente che si comincia a ricredere nell'amore, nell'amore vero, e quindi anche il matrimonio deve assumere appunto quel valore dettato dall'amore, che non è poi l'abito più bello o la sala più bella, ma è l'amore. Cioè, quello che io quando ripenso al mio di matrimonio, e che auguro a tutti, il mio matrimonio era disegno della, veramente del nulla, perché niente avevo, come adesso che non ho niente, ho solo debiti. All'epoca avevo meno debiti, ancora meno di niente, però avevo l'amore. E auguro, mi auguro veramente che tutti riconoscano l'amore nelle cose che si vanno a fare. Ci voleva questo virus ci ha svegliato questo virus. Prima eravamo abituati a volere tutto e subito, cioè la festa più bella. Adesso dice: oh, caspita, beh, allora rivediamo un po' i paletti, quali sono le cose giuste, quali sono le scelte giuste da fare. Ci voleva questa epidemia, allora, Rosita, gira per fare scoprire le piccole cose della vita che ci sono sfuggite per tanti anni. Però io personalmente veramente non l'ho mai dimenticata, perché i valori della famiglia, tu lo sai, io sempre ho lottato tanto per la famiglia, per me è fondamentale, è il nodo della mia esistenza, come anche l'azienda comunque è incentrata nella famiglia, quindi diciamo che sì, questo virus ci ha riportato un attimino con i piedi per terra, a rallentare per forza. L'unica cosa triste è che, sì, ok, come dice una mia collega famosa, non io, che noi avevamo una Ferrari che correva. A un certo punto lo Stato tira il freno a mano, anzi no, sbattiamo contro qualcosa, però non si apre l'airbag, ci hanno lasciato lì sbattuti e non sappiamo più cosa fare. Quindi siamo un po' abbandonati da parte di chi ci governa, ma questo è un altro discorso, poi se no andremo in un'altra sfera e meglio lasciarla stare. No, infatti mi hai preceduto perché ti volevo chiedere: ma avete fiducia nelle istituzioni? Mi pare dalla risposta ce l'ho capito prima, non tanto. No, non è che non ho fiducia, Pino, però io capisco l'uomo, il nostro presidente del consiglio, che si è ritrovato a dover gestire una cosa che non si era mai vista, cioè io ho 49 anni e non si era mai vista. Però alle basi c'è che se io decido che Sartoria Rosita deve stare chiusa per 3 mesi, come hai deciso, non mi puoi richiedere i contributi, far arrivare una bolletta di 800 euro e mandarmi solamente 600 euro, con due fitti da pagare e mandarmi solo 600 euro. Considerando che Sartoria Rosita ha 3 figli, cioè diventa veramente impensabile come andare avanti, e Sartoria Rosita come tantissime altre aziende che ci sono, quindi è lì che si proclami, no? Tu mi fai il proclamo, ok, fammi il proclamo, però prima fai la legge, poi fai il proclamo, o no? Ebbene, la domanda? Sì, ti ho risposto, almeno dovrebbe essere così.
Però voglio, cioè, dire, voglio dire, cioè, lo Stato si sta dando da fare, ma insomma, appunto, siamo davanti a una cosa che nessuno si aspettava. Tu ne hai 49, io ne ho 65 anni, mai vista una cosa del genere, non giustifico nessuno, però voi avete anche delle impiegate, credo, no? Sì, per cui sono altre famiglie menzanavia, per dire alla paesana, in questo momento. Sì. Il problema è la base, che non si, cioè, veramente ti viene a mancare proprio la terra sotto i piedi, non sai più cosa fare, non hai un obiettivo. Io sono abituata a lavorare per obiettivi, ma in questo momento non ci sono obiettivi, non abbiamo una data. Non sappiamo quando tutto questo finisce. Non sappiamo se si faranno i matrimoni, quando si faranno e come si faranno. E questo si ripercuote anche, pensate alle spose, poverine, e gli sposi, tutto il SEBAI, cioè hanno cominciato a creare insieme la loro casetta, iniziare a pagare qualcosa perché si devono sposare, ma si ritrovano tutto buttato, cioè non lo so, è veramente complicata come cosa. È molto triste, è vero, però ripeto... Ripeto, ancora una volta vi trovo molto agguerrite, forse, cioè, senza forza, è positivo, perché se incominci a deprimerti hai chiuso in tutti i sensi, credo. Facciamo questo. Ecco, quindi pubblicizzate prima di chiudere. Eccole qua, le nostre mascherine. Cercate mascherine presso la sartoria Rosita, al rione inferiore, li trovate sempre aperte adesso, sono pure carine da vedere. Sartoria, tutto, mi raccomando. Ci siete, fate tutto. Grazie Rosita, grazie Gina, gentilissime, grazie, e in bocca al lupo per tutto, veramente, grazie. Vediamo la prossima sfilata. Io qua sto. Chi si muove? Ciao, un bacio a voi. Buona serata. Grazie a voi e un saluto ai nostri telespettatori. Arrivederci. Arrivederci. Thank you.